Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si preparano le deliziose polpettine al forno con cannella di purè di patate. Le facciamo al forno perché? Perché così tutta la parte di grasso va via, perché normalmente sarebbe fritta e sono molto pesanti. Invece al forno diventano più leggere perché i grassi si saturano e vanno via, rimane la carne vera e propria. L'abbinamento perfetto appunto con il purè, perché è bello cremoso, è molto bello da intingere la polpettina e dopo mangiarla, ragazzi, c'ho già la pulina in bocca. Comunque, sono dei pasti veramente veloci e leggeri e li potete fare praticamente sempre perché la carne la trovate dappertutto, sono facilissime da fare e molto semplici da cuocere. Oggi andiamo a vedere insieme come li si preparano. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 500 g di carne macinata, di cui 250 g di manzo e 250 g di maiale, una patata e una carota che abbiamo già bollito in precedenza, 60 g di parmigiano reggiano invecchiato 30 mesi, 2 cucchiai di pan grattato, un uovo, un mazzetto di prezzemolo fresco ed infine sale e pepe a piacere. Per prima cosa schiacciamo la patata e la carota aiutandoci con una forchetta, poi al tutto aggiungiamo la carne, il parmigiano, l'uovo, il prezzemolo che abbiamo precedentemente tritato. Qua andiamo a piacere con sale e pepe. E a questo punto siamo giunti al nostro pan grattato. Ora lo aggiungiamo poco alla volta perché magari notiamo che anche con un solo cucchiaio le nostre polpette assumono una consistenza perfetta. Ora continuiamo a mescolare per bene finché tutti gli ingredienti non si saranno amalgamati alla perfezione. Noi non abbiamo utilizzato tutto il pan grattato, ci è avanzato quasi un cucchiaio, e ora ci occupiamo delle nostre polpette. Per crearle prendiamo circa la quantità di una noce dal nostro impasto di carne, ne facciamo una bella pallina, la rotoliamo per bene sui palmi delle nostre mani e poi la mettiamo direttamente sulla teglia e continuiamo così finché non finiamo tutto l'impasto. Cosa importante è farle bene o male tutte della stessa grandezza, così cuociono uniformemente. Finite le nostre polpettine, a questo punto non ci rimane altro che cuocerle e le cuociamo a forno ventilato 180 gradi per 20-25 minuti, ossia fino alla doratura. Mentre le nostre polpette stanno cuocendo ci occupiamo del purè e per esso ci serviranno 1,5 kg di patate novelle, sale grosso per cuocere le patate, 40 ml di latte, 40 g di burro, la scorza di un limone biologico non trattato ed infine pepe. Abbiamo già pelato e tagliato le nostre patate in pezzi piccoli e ora non ci rimane altro che bollirle assieme al pizzico di sale. Ma guardate come sono venute bene le nostre polpettine! Tornando al nostro purè, abbiamo scolato le patate, le abbiamo rimesse nella stessa pentola in cui ha cotto e ora le stiamo schiacciando per bene. Fatto ciò, prendiamo un frustino e aggiungiamo il burro. Mescoliamo per bene. E ora voi mi chiederete, ma perché state sbattendo con un frustino? Lo sbattiamo con un frustino così il purè diventerà veramente molto più leggero e sfumoso e non sarà per niente pesante. A questo punto aggiungiamo anche il latte, poco alla volta. Mescoliamo con energia. Poi aggiungiamo il pepe, qui è tutto a piacere. E anche la scorza di limone, sempre a piacere. La togliamo per bene e a questo punto
punto mescoliamo per bene finché anche il nostro limone si sarà amalgamato alla perfezione al nostro purè. E a questo punto non ci rimane altro che farvi vedere come si preparano le knel. Allora, per prepararle ci servono 2 cucchiai, prendiamo un pochino del nostro purè e dopo lo lavoriamo tante volte passandolo per cucchiaio e cucchiaio, come vedete che sta facendo la mia mamma. Poi lo mettete quando avrà una forma perfetta molto simile a un cucchiaio. Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso ci gustiamo queste delizie di polpettine con knel di patate. Prima però vorrei farvi vedere come sono fatte dentro. Ecco ragazzi come si presentano le nostre deliziose polpettine. Come potete vedere sono cotte perfettamente, sono umide al punto giusto. E a questo punto non mi rimane altro che assaggiare, e a me piace tuffarle nel purè. Mamma mia ragazzi, un connubio perfetto veramente. C'è questa polpettina croccante fuori, morbidissima dentro, perfetta di sale. Poi si sente questo leggerissimo purè fatto con le patate, sbattuto benissimo. Si sente bene anche la nota di limone che gli dà una freschezza allucinante, proprio leggero, buono. Veramente ragazzi, vorrei che fosse al posto mio ad assaggiare perché è un piatto veramente spettacolare. Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi, mi raccomando, attivate la campanella!